Nella giornata di lunedì, di ieri, abbiamo deciso come Regione Piemonte di chiedere lo stato di calamità naturale per la siccità al governo italiano. Noi arriviamo già da uno stato di emergenza, cioè quello che era stato riconosciuto negli anni passati, nei 2 anni passati, a causa della carenza di precipitazioni. Oggi estendiamo questa richiesta e la miriamo puntualmente ai danni all'agricoltura, perché abbiamo ormai consolidato ciò che ci è stato comunicato dal mondo agricolo per il raccolto 2023, dove abbiamo una media del 15% di riduzione di produzione, ma con punte che arrivano fino al 50-60%. E allora, dal momento che noi possiamo, con un 30% di minor riduzione, chiedere la calamità naturale, io immediatamente ho predisposto gli atti, per cui abbiamo raccolto le informazioni. Ci occupiamo soprattutto del settore vinicolo, del settore corrilicolo. In questo modo potremmo chiedere al governo, riconoscendo lo stato di calamità naturale, non soltanto di darci risorse economiche per aiutare le aziende in difficoltà, ma anche la cosiddetta moratoria dei mutui, cioè la possibilità per le aziende agricole del Piemonte che si trovano nelle condizioni della siccità di pagare soltanto la quota interessi e non il capitale, di restituire pertanto non il capitale ma solo la piccola quota interessi, mettendo le quote del capitale in coda al mutuo e in questo modo creando e alleggerendo moltissimo il carico finanziario delle aziende agricole del nostro Piemonte.